Ok, sta registrando. Ah, allora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ciao ragazzi, ciao ragazze, eccomi qua con un nuovo video dedicato a ottobre. Perché ottobre? Perché nonostante io dica sempre che non sono una di quelle amanti folli dell'autunno, perché io sono più una tipa da estate, mare, caldo, spiaggia, costumi, andrei in giro in costume tutto l'anno se potessi. E quindi ogni volta che viene l'autunno, diciamo che iniziano un po' i primi freddolini e così via, mi viene sempre tristezza, però c'è una cosa in autunno che veramente mi fa, diciamo così, tornare la voglia di vivere, se si può dire. E questa cosa si chiama ottobre. Ottobre è uno dei miei mesi preferiti in assoluto, io lo adoro, è veramente pieno di magia, di mistero, di profumi, di colori meravigliosi. Infatti non è un caso se è pieno di cose meravigliose da fare, da apprezzare. E con questo video ve ne voglio elencare 10 che sono tra le mie preferite in assoluto da fare in autunno e le quali vorrei appunto condividere con voi. Allora, per me l'autunno innanzitutto vuole dire una cosa: horror, film horror, vuole dire Halloween, vuole dire mistero, magia, boschi, vuole dire tutte queste cose che appunto in estate difficilmente si trovano. O anche in primavera difficilmente si trovano. C'è quell'atmosfera, quella foschia, quella nebbia, e che alla fine appunto ti va a fare riscoprire quel lato più dark che c'è in ognuno di noi. Per questo la prima cosa che consiglio di fare durante ottobre o comunque durante l'autunno è di leggere un libro di Stephen King. Stephen King è uno dei miei autori preferiti fin da quando sono piccola. Lo amo tantissimo. Ho iniziato a leggerlo, indovinate un po' quanti anni avevo, mi pare fossi in prima media, e ho iniziato a leggere, cioè ho iniziato a leggerlo con It. E questo perché? Perché c'era il film, avevo sentito parlare di questo pagliaccio assassino. Mia mamma non voleva farmelo assolutamente vedere, cioè avevo cercato anche la cassetta, eccetera, che c'erano ancora le VHS ai miei tempi, non voleva assolutamente farmelo vedere, allora cosa ho fatto? Mi sono comprata il libro direttamente, che è appunto questo mattone gigantesco, mattone per le dimensioni, perché in realtà è un cult, è un capolavoro di Stephen King, e io appunto ho iniziato a leggermelo in prima media e me l'ero già finito in prima media, dopodiché mi sono comunque guardata il film e l'ho guardato più volte e poi l'ho anche riletto un'altra volta. Sono praticamente riuscita a rileggerlo anche 2 volte. Ditemi voi se anche voi apprezzate It di Stephen King e soprattutto quante volte siete riusciti a leggerlo. Mi pare siano, ve lo dico subito. Oh Gesù, allora qua a me, che è l'ultima, questa è l'edizione quella nuova che ho comprato perché anche quella vecchia che avevo alle medie ma mi si è smaciullata, mi conta 1315 pagine, però è bellissimo veramente. Un altro libro che assolutamente vi consiglio e che non potete non leggere ad ottobre è Pet Cemetery. Questa edizione io l'ho comprata nel 2001, quindi quanti anni avevo? Ero alle medie. L'ho letto non so quante volte, credo almeno 6-7 volte, perché è uno dei miei libri preferiti in assoluto. È bellissimo, veramente bellissimo. È horror all'ennesima potenza, sempre di Stephen King. E hanno fatto anche il film con la famosa colonna sonora dei Ramones, da cui appunto la loro canzone Pet Sematary è tratta proprio dal libro di Stephen King. Ed è l'altro cult che non può mancare nella vostra biblioteca, oppure comunque non può non essere letto o riletto, riletto in questo periodo qui. È veramente fantastico e fa venire davvero i brividi. È bellissimo, a me, tra l'altro, che sapete che amo gli animali alla follia, mi fa venire un misto tra horror, brivido, tristezza. È bellissimo. Leggetelo o comunque se l'avete letto, poi fatemi sapere cosa ne pensate? Cioè, se non l'avete letto, leggetelo e mi fate sapere se vi è piaciuto. Se l'avete già letto, scrivetemi sotto se vi è piaciuto o no. Per me è uno dei miei libri preferiti in assoluto, un vero e proprio capolavoro che non può non essere riletto in questo periodo qui. Adesso invece un libro che ho iniziato a leggere sempre di Stephen King, perché è uno dei miei autori preferiti in assoluto, è
Il bazar dei brutti sogni, che è un libro recente. So che molti adesso Stephen King non lo apprezzano moltissimo per gli ultimi libri che ha fatto, perché ha cambiato stile, diciamo così. E io idem preferisco i libri vecchi che non quelli ultimi di King, a parte Joyland che mi è piaciuto moltissimo, però ho appena iniziato con la prima storia, perché è una raccolta appunto di racconti brevi del Bazar di Brutti Sogni, e devo dire che non mi dispiace per niente, anche se la prima storia King stesso ha detto di averla scritta quando era ancora giovane. Comunque sì, adesso io mi sto approcciando con questo e poi vi saprò dire com'è, se ne vale la pena o no, o se voi l'avete già letto ditemi qui sotto se vi è piaciuto, senza spoilerarmi le storie, mi raccomando. La seconda cosa da fare ad ottobre è sicuramente ascoltare musica. Che musica? Io non posso non consigliarvi di ascoltare veramente col cuore un album che è nato ad ottobre, che è nato per ottobre e che è anche nato grazie ad ottobre. Alla magia di ottobre, a tutto quello che ottobre e l'autunno porta con sé, ed è October Rust dei Type O Negative. Ormai tutti voi avrete capito quanto io amo alla follia i Type O Negative, è vero, magari sono un po' di parte, però vi assicuro che questo è uno degli album più belli che io abbia mai sentito in tutta la mia vita. È un album pieno di devozione, di amore, di sesso, di morte e romanticismo, come c'è scritto anche più volte su molte pagine di internet, su molte recensioni. Love, sex, death and romance. Non mi ricordo se in quest'ordine. Le canzoni sono una più bella dell'altra, non esiste una canzone che sia mediocre. Io vi consiglio veramente di ascoltarvelo tutto, perché in quest'album era chiusa tutta la magia di ottobre dei Type, e veramente una cosa che ti fa ancora più amare l'autunno se sai che è stato proprio questo periodo che ha ispirato Peter Steele e tutti gli altri a scrivere e a comporre quest'album qui, che è October Rust, appunto. E veramente, cioè, non c'è una canzone che non sia un capolavoro, da Love You To Death, Be My Druidess, Green Man, Die With Me, My Girlfriend, Cinnamon Girl, per arrivare fino alla pazzesca Wolf Moon. Cioè, tutte le canzoni sono bellissime. Quest'album è del 96, tra l'altro. E io, vabbè, ho Spotify, ascolto la musica con Spotify, però non ho potuto non averlo in CD e spero presto di averlo anche in LP, perché è uno degli album veramente che, non so, cioè per me sono dei capolavori di maestria assoluta. E la voce di Peter Steele è una cosa, ti fa venire veramente, ti fa accapponare la pelle, ti fa veramente accapponare la pelle. E tutte le canzoni hanno dei testi che sono veramente stupendi. Sono poesia, non mi viene veramente nessun altro termine da dire se non che è pura poesia. Dentro, come vedete, c'è l'immagine, vabbè, a parte di loro, all'interno ci sono tutte le immagini dei boschi, di foglie, con i testi scritti con una tipografia, che è molto simile a quella runica, a quella delle rune, ed è veramente bellissimo. Ragazzi e ragazze, ascoltatevelo, perché tutte le canzoni sono un inno di devozione alle donne, ai boschi, alla magia e alla potenza spirituale che esiste nella natura, nelle donne, perché vabbè, Peter Steele, lo sappiamo, amava tantissimo le donne, e quest'album lo dimostra. Cioè, io mi commuovo ogni volta che leggo Be My Druidess, che ascolto Be My Druidess, oppure anche Wolf Moon. È veramente un album che merita, ascoltatevelo, poi ditemi se vi piace, se vi è piaciuto, e perché, non so, io veramente non, in questo momento faccio fatica anche ad avere le parole, perché è bellissimo, non posso dire veramente altro, è un album che è bellissimo. Guardatevi anche i video, ci sono molti video che sono tratti dalle canzoni che ci sono in quest'album, Love You To Death, che, cioè, bellissimo, e My Girlfriend, Cinnamon Girl, però sì, ascoltatevi assolutamente Wolf Moon,
Die With Me, pazzesca, pazzesca. Credo che qua Peter Steele abbia veramente raggiunto uno dei suoi apici. In realtà in tutti i suoi album ha raggiunto un apice, perché in tutti gli album dei Type c'è una sfumatura diversa. Vogliono dire qualcosa, c'è una sfumatura diversa, un diverso grado di evoluzione di tutti i membri della band. Però in questo qua è spettacolare, cioè mi commuove, è veramente bellissimo. Ascoltatevelo e poi fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace. Oppure se l'avete già ascoltato, non so, ditemi se anche a voi vi emoziona così tanto come emoziona anche me. La terza cosa da fare durante ottobre e durante l'autunno è sicuramente guardare film. Film di che tipo? Ma horror, ovviamente. Io prediligo innanzitutto i film anni 80, horror anni 80. Tutta la casa, la casa 1, 2, l'armata delle tenebre, It, ovviamente, Pet Sematary, tutti i film che sono tratti dai libri di Stephen King. Negli ultimi horror pure ce ne sono molti che sono inquietanti e che alcuni io... Cioè io tra l'altro ho una strana cosa, perché gli horror li adoro, mi piacciono veramente tantissimo, però non riesco a guardarli, nel senso che quando saltano fuori le cose all'improvviso io mi devo sempre tappare gli occhi, o se c'è da sola non li guardo, e se qua c'è qualcuno con me io sono lì così tipo dico ti prego dimmi cosa sta succedendo adesso, però nonostante questo devo continuare a guardarli. Altrimenti ci sono delle serie veramente molto belle, e come, ovviamente Walking Dead non può non essere guardato durante ottobre. Oppure un'altra che ho visto bellissima ultimamente è Stranger Things, che anche quella merita tantissimo, che ricorda moltissimo gli anni 80. E se no American Horror Story, anche quello, cioè, dovete guardarlo perché è veramente bellissimo. A me è piaciuto tantissimo Coven, e anche mi è piaciuto molto Asylum. Asylum mi ha veramente inquietato tantissimo. Si dice inquietato? Aiuto, madonna mia, una laurea proprio per l'anima del... E gli altri film ovviamente da guardare sono Nightmare Before Christmas, che non può assolutamente mancare in questo periodo, e Hocus Pocus. Riguardatevelo, io lo guardo da quando sono piccola, continuate a guardarlo perché mi piace tantissimo. Se avete altri film o cose da consigliarci, da così da scambiarci, scrivetemeli qui sotto nei commenti, che li aspetto. La quarta cosa da fare, e che io voglio fare, che non ho ancora fatto, è il pumpkin spice latte. Spero di averlo detto giusto, spicy latte. Non so esattamente come si dice, pumpkin spicy latte, proverò a farlo, che è appunto questa bevanda che si fa con il latte, io lo faccio in versione vegana, quindi con latte di soia o di mandorle, adesso devo vedere, con la zucca e con il caffè. La proverò a fare e se riesco vi farò anche un video per farvi vedere come la faccio, per farvela provare. Se è venuta bene vi farò questo video e ve lo posto, ve lo assicuro. La quinta cosa da fare durante l'autunno sono le passeggiate nei boschi. Ragazzi, in questo periodo veramente la natura è qualcosa di meraviglioso. Ci sono i colori delle foglie che sono spettacolari, c'è un profumo nell'aria che è qualcosa sì di misto malinconico, e, però allo stesso tempo veramente penetrante. E i boschi in questo periodo, o anche i parchi, hanno veramente un fascino incredibile che durante le altre stagioni non hanno. È vero che ogni stagione ha il suo fascino, il suo perché, ha il suo motivo, però durante l'autunno c'è una magia, secondo me, nei boschi, nei prati, all'interno della natura, che ci permette veramente di riconnetterci anche con il nostro io più profondo, più intrinseco, e anche di rimanere meravigliati davanti alla bellezza estrema di ciò che ci circonda. Quindi anche se fa freddo, uscite, mettetevi il sciarpone, i guanti, il cappello, quello che volete, però andate a respirare l'autunno, perché è veramente, veramente bellissimo, veramente bellissimo. Io qui vicino a casa mia ho moltissimi, per fortuna appunto abito in collina, quindi ho moltissimi boschi e moltissimi vigneti dove posso andare a camminare, ruotare, non so come dire, dove posso andare ad andare appunto a cercare, a vedere, a guardare e ad assaporare l'autunno, a guardarlo, a gustarmelo, a annusarmelo. E fatelo anche voi, perché è qualcosa di magico. La sesta cosa da fare sono i dolci, i biscotti e le torte. Io ho iniziato proprio ad appassionarmi di dolci vegan durante Halloween, perché non potevo non fare i dolci, cioè, cavolo,
Halloween vuol dire dolci, autunno uguale Halloween, quindi dolci io li devo fare in autunno. Ho iniziato a fare dei dolci veramente buoni, tra i quali la torta al cioccolato, biscotti, biscottini con le forme tutte e a forma magari di Jack, di Nightmare Before Christmas, oppure quelle diverse formine di zucca, di gatto nero e così, ed erano veramente molto molto buoni. Provateci anche voi e se riesco vi farò anche un video sui dolci, spero di riuscirci. La settima cosa che assolutamente bisogna fare durante l'autunno, vi sembrerà scontata ma non è così tanto, è accendere le candele. Le candele hanno qualcosa di magico, hanno delle profumazioni veramente buonissime. Adesso poi ne fanno di tutti i tipi, di tutti i colori, e quelle che vi consiglio per questo periodo dell'anno sono zenzero, cannella. So che le Yankee Candles, anche se costano tanto, è vero, però hanno tutte queste profumazioni qui che vengono fuori appunto durante questo periodo qui. Ho letto tra l'altro su internet che la stragrande maggior parte delle Yankee Candles sono vegane, non contengono prodotti di origine animale, quindi andate sul sicuro, comunque al massimo fatevi una ricerca, però sì, ho letto appunto che sono vegane, quindi si possono tranquillamente comprare. E se no, comunque ce ne sono di tantissimi tipi, basta che andate in erboristeria o in qualsiasi negozio di prodotti anche naturali e ne troverete con delle profumazioni bellissime che ricordano che appunto anche i biscotti, zenzero, cannella, tutte queste cose qui, e danno un'atmosfera magica alla vostra stanza, alla vostra casa, vi fanno sentire molto cozy, come dicono gli americani, gli inglesi, i nostri amici anglosassoni, molto cozy. L'ottava cosa da fare durante l'autunno è mangiare le castagne. Una miriade di castagne, tantissime castagne. Durante questo periodo la natura ci offre dei prodotti buonissimi. Castagne, le pannocchie, la zucca è buonissima, io la uso tantissimo per cucinare durante l'autunno. E anche i funghi. Risotto coi funghi, polenta coi funghi. Poi una delle cose più buone secondo me sono le castagne arrostite sul fuoco, insieme a un buon goccio di vino rosso, cioè quella è veramente una delle cose che dici sì, cavolo, evviva, è arrivato questo periodo dell'anno. La nona cosa da fare durante l'autunno è andare ai concerti. Durante questo periodo ricominciano i concerti. Trovatevene qualcuno che vi piace, qualche band che vi piace, anche se non è super conosciuta, però andatela a sentire, perché la musica dal vivo ha veramente un'energia speciale. Io mi ricordo anche quando abitavo a Bologna che infatti se l'estate era un po' più moscia, a parte per i numerosi festival che ci sono all'aperto, per quanto riguarda i concerti, quando arrivava settembre, ottobre, novembre, dicembre, bam, venivano tutti i gruppi possibili immaginabili che ascolto io, dalla Svezia, dall'Inghilterra, dall'America, venivano ed era una gioia immensa perché finalmente si poteva ricominciare ad andare ai concerti. Il 27, se mi ricordo bene, altrimenti se ho sbagliato la data ve la scrivo qui, comunque dovrebbe essere giovedì 27 ottobre, vengono gli Ugly Kid Joe a Bologna. Sono un gruppo fantastico, bellissimo, e io ci andrò. Se volete andare anche voi, ve li consiglio perché sono veramente fantastici. Questo è uno dei gruppi che andrò sicuramente a sentire ad ottobre perché sono bellissimi. Infine, la decima cosa da fare, ma sicuramente la più importante da fare appunto ad ottobre e durante l'autunno, è celebrare Halloween. Perché dico celebrare Halloween? Perché Halloween, a differenza di quanti continuano a dire che è una festa commerciale importata dall'America che va a rifornire soltanto coloro che vendono i dolcetti, bla 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 bla, non è assolutamente vero, come però la maggior parte di voi saprà. Halloween è una festa pagana molto 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 antica, chiamata Samhain o Samhain, comunque io dico sempre detto Samhain, che si rifà appunto al capodanno celtico. È una festa molto importante perché secondo gli antichi pensavano appunto che durante il 31 e il 1 novembre si assottigliasse proprio il velo che separa il nostro mondo da quello dall'altro mondo, e quindi anche da quello degli spiriti defunti. Infatti non a caso poi secondo il cristianesimo il 1 novembre è la festa proprio dei morti ed è festa nazionale, chissà da dove l'hanno presa.
Quindi proprio per questo dicevo che è una festività molto importante, sia per riconnetterci con noi stessi, quindi per dare nuova vita, essendo appunto il Capodanno celtico, per cancellare ciò che della nostra vita non vogliamo, per andare a riflettere sulla nostra vita, è un momento molto introspettivo, dall'altro per anche celebrare la natura che, diciamo così, muore per andare in letargo e poi per andare via via a risorgere negli altri mesi. Cosa si può fare per celebrare Halloween o Halloween? Innanzitutto, zucca. Andare a intagliare la zucca, ce ne sono di varissimi tipi con cui si può andarla a intagliare. Le zucche si possono anche decorare con i colori acrilici, si possono fare moltissime cose, però appunto la zucca è proprio il simbolo di Halloween, è il simbolo più rappresentativo, jack-o'-lantern. Quindi tagliare la zucca, decorarla, comunque fare altre decorazioni in tema Halloween, e è una cosa molto bella e molto importante che io faccio da quando sono piccola, 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 piccola. Pensate che sono stata la prima alle elementari a portare Halloween qui nel mio paesino. Tanto che eravamo in quarta elementare, andavamo in giro a fare dolcetto scherzetto, trick or treat per le case. La gente non sapeva cos'era Halloween. Diceva, dolcetto scherzetto? Ma sai da sta roba qua? E invece adesso per fortuna sono contenta che comunque Halloween, appunto Halloween, è diventato sempre più forte, più preminente, perché è la mia festa preferita in assoluto, ancora più del Natale, di qualsiasi cosa. Per me Halloween è sacro, è santo, è sacrosanto. Si possono fare appunto anche delle candele colorate sempre in tema Halloween, con ragni e ragnatele, pipistrelli, quant'altro. Questa qua della verità l'ho comprata, non l'ho decorata io, però ho intenzione di farne quest'anno. Se riesco a fare qualcosa di carino vi posterò sul mio Instagram. Con questo è tutto. Io in questo periodo adesso cercherò di mettere sempre più foto riguardanti l'autunno, Halloween, il 31 ottobre, magari i dolci che faccio, le zucche, le decorazioni, eccetera, sul mio Instagram, che mi trovate come Sofia_Righetti. E detto questo, vi mando un bacio grande e buon autunno, buon ottobre a tutti, e ci vediamo al prossimo video, prestissimo. Ciao ragazzi e ragazze!